Giorgio Calcaterra, complimenti con questo trofeo della Camerota Live, un trionfo quest'oggi, una gara che hai condotto alla grande, chiusura migliore del circuito non ci poteva essere, Giorgio. Ah, per me sì, perché è una gara a cui tengo molto, perché insomma il posto è bello, organizzata da un mio caro amico Carlo, e quindi ci tenevo a fare bella figura. Ho preparato meglio che potevo, anche se quest'estate ho avuto qualche problema, quindi non ero sicuro di me stesso, ma alla fine la gara è andata bene. Filomena Palomba, congratulazioni innanzitutto, ancora una vittoria in questo circuito Cilento di corsa. Ecco, una Camerota Live, che gara è stata questa per te? Una bella gara, gestita dall'inizio, un percorso dove ho chiuso al traffico, e quindi è stata molto bella fare passare per tre volte, quindi il pubblico ti incitava, e quindi meglio di quando fai un giro unico e quindi il pubblico ti vede poche volte, e quindi ho avuto il tifo dei cittadini di Marina di Camerota. Camela Laghi di Atletica Aurora, vincitore del circuito 2017, un bis per te, Camela Lagh, perché anche l'anno scorso hai trionfato. Ecco, quest'anno è stato un po' più difficile dello scorso anno, perché c'è stata qualche tappa in più, qualche corsa nuova. Ecco, com'è stato il tuo circuito 2017? Allora, il circuito 2017 per me è... sono contento perché per la seconda volta che vinco consecutivi, diciamo per la seconda volta, e i percorsi diciamo sono percorsi sempre dure, però ci siamo divertiti tanto, eppure sono percorsi veramente affascinanti, vicino al mare e tutto il resto. Sono contento veramente, sono emozionato pure, grazie. Pino Pomiglia, testimonial nazionale LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori. Ci ritroviamo nuovamente a Marina di Camerota per questa sesta edizione della Camerota Live, con il cuore, con l'emozione, con il messaggio in corsa per sensibilizzare alla lotta contro i tumori. Ecco, questo messaggio deve essere portato avanti, il circuito è un ottimo veicolo. Sì, è un ottimo veicolo. Era marzo del 2015 quando nella maratona di Roma ho indossato per la prima volta la maglia della LILT. La LILT è nata a Roma nel 1992, è da 95 anni che si occupa di visite, prevenzione oncologica. Io oggi ho partecipato alla Camerota Live sesta edizione portando il messaggio della prevenzione. Prevenzione significa arrivare prima, prevenzione significa terribile per quanto allora, sia la malattia, si può prima curare e addirittura si può anche guarire. Tutto qua, un grande messaggio dove io mi impegnerò a indossare questa maglia in tutte le manifestazioni nazionali e internazionali.